Sì. Vai. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, anche chi è in streaming questa mattina, pare ci siano numeri, anche oltre 1000 contatti giornalieri nelle precedenti giornate di laboratorio. È particolare per noi questa mattina perché sancisce l'ultima mattinata di questo laboratorio dal basso a Crispiano in provincia di Taranto. Siamo particolarmente lieti, non che finisca, ma del fatto che siamo riusciti a portare a completamento questo percorso formativo che è iniziato un mese fa abbondante, un mese e mezzo fa, quindi verso fine settembre. Quarto modulo, siamo all'ultima mattinata, dalle 9, ma siamo già quindi verso le 10 circa e fino oltre le 13 andremo avanti questa mattina. Ora con il docente, con il dottor Finazzi, si parlerà anche per dare comunicazione a chi è a casa quanto durerà lo streaming, ossia la diretta. Raccontiamo anche un attimo questo dietro le quinte. La scelta che è stata fatta è anche quella, assolutamente comprensibile probabilmente anche per chi sta a casa, di non tirare per 3-4 ore consecutive di diretta, perché forse diventa proprio, si tocca anche un picco a ribasso di attenzione stando fermi là. È chiaro, l'interattività in classe invece è sempre migliore. E a proposito di questo, quindi di partecipare fisicamente, certo, per chi può, faccio un piccolo spot per un altro corso di formazione, ossia un altro laboratorio dal basso. L'altro che è stato approvato, di quelli da me coprogettati come Stay Human, come Aldo Zappula, con una serie di associazioni qui a Crispiano, innanzitutto come capofila Ascolto e Aiuto, che è una APS, Associazione di Promozione Sociale, ma con altre poi associazioni partner come Arci Crispiano, il Circolo Arci Wisp Crispiano ad esempio. Mentre a Paolo VI dalla settimana prossima riprendiamo, è iniziato già una settimana fa, e dal 12 al 15 ci sono 4 giornate piene, imperdibili. Anche là ci sarà la diretta streaming. Il titolo di quell'altro laboratorio è Per una città desiderabile. Quindi è un laboratorio dal basso per Taranto. È significativo perché è l'unico che è stato approvato dalla Regione Puglia, da Arti Puglia, che ringraziamo anche, a Taranto città. Questo invece a Crispiano, stress da terzo settore, strategie di sviluppo per lo sviluppo di comunità, strategie di sopravvivenza per lo sviluppo di comunità, è stato invece il primo approvato da Taranto e Provincia. In realtà questi due sono gli unici. Una considerazione ormai a margine finale va fatta. Perché soltanto due laboratori approvati, ne sono stati presentati degli altri, perché soltanto due approvati e fatti, come stamattina, quindi realizzati o in fase di completamento, come quello di Taranto, che andrà avanti fino al 20 novembre? Perché in altri territori, a Bari provincia, Lecce provincia, invece ne hanno presentati a decine e sono stati fatti, approvati e fatti. Abbiamo un deficit su questo territorio. Non casualmente allora il modulo di queste giornate che si completa oggi sulla progettazione sociale forse ci aiuta anche a imparare a fare rete, a fare sistema, a entrare in una ottica nuova per questo territorio, per questo contesto ionico, ossia quello di lavorare in gruppo, insieme, per obiettivi su progetti. Probabilmente questa cosa serviva come il pane, siamo non tantissimi, anche se magari da casa sono 10 volte tanto, però va rimarcata questo deficit che abbiamo. Termino, chi sono i protagonisti del prossimo modulo a Taranto, così faccio lo spot incompleto, in maniera completa, e abbiamo allora Francesco Ceci, che è un sociologo urbanista, nonché comunicatore, quindi un collega giornalista, funzionario del Comune di Napoli, martedì 12. Non chiedetevi gli orari, non è free la partecipazione, vado, vengo perché c'ho da fare, perché faccio, no, dalle 9 alle 7 di sera, stop, c'è una pausa pranzo, ma non casualmente, noi invitiamo anche a dedicarsi, a regalarsi una giornata per chi può, se no a casa, completamente, anche a ora di pranzo, le cose migliori escono con i docenti nel momento di convivialità. Perché ovviamente sono persone che parlano, che respirano, anche al di fuori dello stream. Che mangiano. Quindi riescono anche a dare tantissimo, anche in termini di consigli molto pratici, molto diretti, anche molto individuali, veramente un dialogo individualizzato. Ne sono testimone. Quindi attenzione, vuol dire, non sprechiamo, non sciupiamo questa occasione. Facciamo passaparola perché qui davanti a me, ma cerchiamo anche di invitare a frequentare la pagina, l'evento Facebook Per una città desiderabile, come questa. Se avete foto o altri materiali, commenti, riflessioni, sentenze, tutto quello che vi viene, anche sulla pagina evento di questo laboratorio, stress da terzo settore, ci trovate facilmente, è una pagina aperta, pubblica, quindi trovate tutto. Dobbiamo anche fare rendicontazione, avremo qualcosa da dire anche.
E quindi però aiutateci a darci dei suggerimenti, qualora ci dovesse essere un laboratorio dal basso 2 tra un anno giù di lì, chissà, dipende cosa decideranno in regione, Arti Puglia. Quindi abbiamo martedì 12, dicevamo, Francesco Ceci da Napoli, molto laboratoriale, si terrà come sempre a Paolo VI, zona Case Bianche, nella chiesa delle Case Bianche, così la intendono. Perché poi succedono aneddoti come quelli che era è presso il centro sociale salvo d'acquisto. Gente che girava da mezz'ora per andare a cercare, sono andati dei carabinieri e hanno chiesto ma dov'è il centro sociale salvo d'acquisto? Che era un carabiniere, non lo conoscevano. Allora, succedono cose simpatiche. Nella parrocchia delle Case Bianche, a Paolo VI a Taranto, si trova facilmente, abbiamo messo dei cartelli anche stradali, piccoli ma si vedono. Il 12, il 13, forse la giornata clou. Se dovessimo consigliare una giornata su tutte, senza far torto a tutti gli altri 7 docenti, è Marianella Sclavi, una ragazza del 68 a Trento, la più esperta, la maggiore saggista italiana vivente e quant'altro sulle tematiche dell'arte della negoziazione, l'arte dell'ascolto, le regole auree di quest'altro. Dire imperdibile sembra una buttata giornalistica, non dico altro. Quindi andate a cercare su internet chi è Marianella Sclavi e poi decidete, leggete un po' su Amazon quanti libri ci sono scritti da Marianella Sclavi, poi decidete, ok? 14 e 15 a furor di popolo, era già stato qua Valerio Luterotti da Brescia, consorzio CGM di Brescia, il maggiore consorzio di cooperative sociali, c'è gente che applaude, ritorna a Paolo VI in quel modulo lì, una giornata e mezza con Valerio Luterotti per far cosa? Per parlare di imprenditorialità sociale. Come si vanno a prendere i soldi lì dove stanno, al di là dei bandi, dei progetti, dei progettini e altro. Questa cosa è anche importante, va a braccetto invece con una roba che stiamo facendo stamattina qua. Termino, a nome della mia agenzia Stay Human ringrazio tutti, ringrazio chi invece ha creduto in questi progetti, in questi laboratori, qua a Crispiano, li abbiamo già citati, a Paolo VI invece Solimai, come associazione capofila, ma anche Arci Ragazzi, Arci Crispiano e quant'altro. E le amministrazioni comunali di Crispiano e di Taranto, e quindi subito la parola a Antonio Finanzia Gro. E grazie. Grazie, buongiorno. Bene, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. E, brevissimo menù, diciamo, della mattinata, anche a beneficio di chi ci segue, in modo che ha un po' governo dei tempi. Oggi dedicheremo la mattinata all'ultima anta logica del nostro percorso, che sono i soldi. Parleremo essenzialmente di budget di progetto, di stima dei costi. Parleremo di stima dei costi, di come si stimano adeguatamente, in modo efficace i costi. Parleremo di alcune tipologie di costi un po' più articolate da prevedere, e cioè il costo del lavoro, è un costo particolarmente articolato. E parleremo di rendicontazione di progetto, che è una fase, diciamo, nella gestione di progetto particolarmente strategica, ovviamente. Saper realizzare un buon rendiconto è una delle condizioni essenziali di sostenibilità economica delle nostre iniziative. Direi anche saper realizzare un rendiconto in tempi accettabili, quindi con uno sforzo organizzativo accettabile, che non... Tenete conto che molto spesso il costo amministrativo di un progetto è un costo non coperto dal budget di progetto stesso. E dunque dobbiamo sviluppare delle buone capacità per minimizzare l'impatto organizzativo di questo tipo di attività. Chiuderemo questa fase con qualche cenno, non ve la presenterò per intero, ma qualche cenno. Mi sembra utile, è un po' un fuori programma, ma ragionandoci mi è sembrato utile darvene visione, sul codice di condotta etico del progettista sociale. È un documento che l'Associazione Italiana Progettisti Sociali ha recentemente adottato, è il primo regolamento della figura del progettista, che cerca di normare questa strana figura molto cercata, ma di cui in fondo si sa ancora abbastanza poco. E ve la propongo veramente, nel senso mi piacerebbe anche un po' discuterne, dibatterne con voi, visto che è un documento, è un atto recente, l'Associazione Italiana lo ha approvato e promulgato a giugno, come momento preliminare per un percorso che stiamo affrontando di norma tecnica sulla figura sulla professione del progettista sociale, per cui attendiamo la pubblicazione di una norma UNI. Sapete che l'UNI è l'ente nazionale
di certificazione delle varie figure e professioni non già regolamentate, cioè non appartenenti a ordini, albi e via dicendo. Bene, chiudiamo i preamboli, io mi siedo un po', così forse è anche più semplice seguirmi in camera, e immergiamoci. Naturalmente la mattinata sarà abbastanza di didattica frontale, avremo una pausa intermedia tra un'ora e un quarto, un'ora e venti, e cercheremo di chiudere intorno all'una, insomma. Dove siamo? Mi sembra utile a questo punto che ci mettiamo un po' di fronte alla struttura, in questo caso proprio la struttura documentale, la struttura testuale di un progetto. Sostanzialmente noi nei due giorni precedenti siamo stati sull'analisi del contesto, sulla parte obiettivi, finalità e risultati e sul piano delle attività. Oggi cercheremo di occuparci un po' dell'ultima parte, cioè del piano economico, in cui recupereremo anche però i temi legati alle risorse del progetto che sono allocate. E questo, se volete, è un ideale, un potenziale capitolato di progetto. Non si vede? Lo ritroverete comunque nelle slide che vi consegnerò, perché questo materiale ovviamente è vostro, insomma, è stato predisposto. Eh? Sì. E questo ve lo propongo come uno schema di progetto che potete utilizzare quando, per esempio, non siete in presenza di un formulario. Non sempre i progetti che voi elaborate poggiano su un formulario, sia perché noi possiamo fare progettazione anche quando non c'è un bando, e sia perché ci sono bandi che non hanno dei formulari veri e propri e ci lasciano un po' più carta bianca. Si vede? Bene. Allora, il nostro processo per arrivare a una stima dei costi. Diciamo che in questa prima parte della mattinata parleremo di stima dei costi. Per non farlo a capocchia, diciamo, per fare una stima dei costi che sia congruente con il nostro piano di attività. C'è una fase di stima preliminare, che potremmo chiamare stima un po' bottom-up, cioè, top-down, cioè dall'alto, una prima ipotesi sul volume finanziario che un progetto muove. C'è una fase in cui quei costi vengono allocati, cioè distribuiti temporalmente sulle diverse fasi di progetto. C'è una fase di controllo dei costi, che è la fase tipicamente gestionale, in cui governiamo le varie dimensioni del progetto, le dimensioni legate ai risultati attesi, le dimensioni legate alle tempistiche, le dimensioni legate alla qualità, agli standard di qualità del progetto, e le dimensioni legate viceversa al rispetto dei vincoli di costo. Questa fase di gestione è monitoraggio. C'è una fase conclusiva che è la rendicontazione, che è un adempimento amministrativo. Voi vi ricordate il quadro logico che aveva come indicatori e fonti di verifica per le attività esattamente costi e risorse? Ecco, diciamo che il rendiconto fa fede normalmente per il nostro committente, tipicamente in ambito dell'amministrazione pubblica, del fatto che abbiamo sviluppato un certo numero di attività. Una piccola premessa: non esiste una disciplina omogenea, uniforme sulla rendicontazione dei costi di progetto. Cioè non esiste un disciplinare uniformemente adottato da tutte le amministrazioni che finanziano interventi nel sociale, sia in ambito pubblico che ancora di più in ambito privato. Molto spesso ogni amministrazione adotta un disciplinare un po' proprio. Qui facciamo una scelta. Vi presento la disciplina di rendicontazione dei costi, di consuntivazione del Fondo Sociale Europeo, che ormai sostanzialmente fa un po' benchmark, cioè punto di riferimento adottato nei diversi contesti. Troverete contesti, come dire, un po' più rilassati, che hanno aspettative di analiticità del rendiconto inferiore, e contesti amministrativi dove viceversa le aspettative di analiticità e documentazione dei costi sostenuti è più elevato. Troverete amministrazioni in cui vi chiedono di dimostrare che dei costi sono stati sviluppati e amministrazioni che vi chiedono di dimostrare che quei costi sono stati quietanzati, cioè effettivamente sostenuti. Cerchiamo questa mattina di abilitarci ad affrontare con una sufficiente serenità e l'uno e l'altro dei processi. Questo è il ciclo di vita dei costi di progetto. Come funzionano?
esattamente come una VBS non può nascere se non c'è un'adeguata identificazione degli obiettivi e dei risultati, così una preventivazione dei costi non può nascere se non c'è un'adeguata VBS. Capite forse meglio adesso quello che vi dicevo in premessa martedì. Il progetto è veramente un'operazione di trasposizione a carta di carbone, cioè ogni momento si travasa in quello successivo. L'analisi del contesto diventa, attraverso una struttura logica come il quadro logico, identificazione degli obiettivi, dei risultati e dell'attività. Questo diventa piano dell'attività, work breakdown structure. La VBS abilita la schedulazione dei costi, la previsione dei costi e delle risorse da immettere nella mia attività. Un atteggiamento un po' rischioso che in alcune organizzazioni si è attestato e che secondo me un po' invece va corretto è di spacchettare le competenze progettuali. Per cui spesso c'è il progettista che scrive il progetto e poi il responsabile amministrativo che fa il budget. Va bene, ci si può specializzare, magari ci può essere l'area amministrativa un pochettino più confidente sui costi interni dell'organizzazione che il progettista può non conoscere fino in fondo. Bisogna però stare attenti perché come dire, la stima e la consuntivazione dei costi sono un momento fondamentale appartenente alla stessa struttura logica. Allora, una cosa è un gruppo che funziona in modo interdisciplinare, coordinandosi e specializzandosi. Una cosa sono processi separati, indipendenti, per cui io scrivo il progetto che è un'opera letteraria e poi qualcuno ci mette i costi dentro. Non può funzionare così. Quasi sempre in quei casi si va incontro a rischi, cioè a stime erronee. Principali tecniche di stima dei costi. Da dove si parte per stimare i costi? Ci sono tre traiettorie possibili. C'è una traiettoria che potremmo chiamare analogica, top-down, un approccio che si basa più sullo storico di un'organizzazione ed è abbastanza simile a una stima top-down, e c'è un approccio dal basso, per sottocomponente di progetto, che chiamiamo stima bottom-up. Qual è la differenza di questi tre diversi approcci nello stimare i costi di un progetto? L'approccio bottom-up è un'attività fondamentale se vogliamo pervenire a una stima con il più basso coefficiente d'errore possibile. Perché la stima bottom-up altro non è che una scomposizione dei costi, esattamente così come abbiamo scomposto le attività. Cioè si tratta di riprendere la scomposizione dell'attività e assegnare a ogni sottoattività il suo relativo costo. Facciamo attenzione a un aspetto. Questo un po' ieri credo che ve lo anticipavo. Noi siamo abituati tendenzialmente a fare stima dei costi in termini di capitolato generale, cioè a disaggregare i costi per tipologia. Tipicamente alla fine del progetto mettiamo il nostro bel budget previsionale, no? il piano economico finanziario, in cui abbiamo i famosi capitoli di spesa. Quindi abbiamo capitolo numero 1, costo del lavoro, capitolo numero 2, servizi esterni o beni e servizi, poi abbiamo il capitolo 3 che potrebbe essere materiale oppure docenze esterne e via e poi fino a un capitolo generale che potrebbe essere costi indiretti o costi generali. Questo tipo di disaggregazione in realtà è una disaggregazione per tipologia che nulla ci dice su come dire, il costo generato da ogni singola attività. Ogni singola attività sviluppa un costo proprio che poi potrebbe essere disarticolato in termini di tipologie. Il rischio di una pianificazione sviluppata soltanto in termini di capitolato finale, capitolato generale, è sostanzialmente uno, una stima che non entra nel dettaglio del costo sviluppato da ogni singola attività. Per esempio, ogni singola attività, quanto assorbe del lavoro dello staff che io ho previsto per quel progetto? Perché in un'attività uno psicologo potrebbe lavorare 30 ore, in un'altra ne lavorerebbe 50. Allora, il numero totale delle ore che quello psicologo lavorerà nel mio progetto è data dalla somma del lavoro allocato per ogni singola attività. Ci sono delle attività che possono prevedere dei costi esterni e delle attività che non prevedono dei costi esterni. Perché è importante focalizzare
i costi per fase di progetto e non soltanto per tipologia. Uno, perché soltanto a livello di singola attività noi abbiamo una maggiore specificità, un minore coefficiente d'errore, una maggiore precisione. Il secondo grado, questo tipo di stima ci dà un'informazione preziosissima, cioè il cash flow di progetto, ci dà un'idea dei flussi di cassa di progetto. Tra un pochettino ne parliamo, non voglio anticipare la cosa. Lo dico soltanto per introdurre il tema. Attenzione, fare budgeting di progetto non è soltanto compilare il capitolato finale. Quindi, attività necessarie per l'approccio bottom-up, cioè a partire dalla singola sottoattività. Avere una VBS ben dettagliata, ben scomposta, e una stima dei costi del singolo componente. Qual è il singolo componente? Tipicamente, per esempio, per i costi interni del lavoro è l'ora. Devo avere davanti la mia tabellina dei costi. Sento un po' di riverbero. Si sente bene? Ok. Bisogna avere ben presente la tabellina dei costi unitari della propria organizzazione, cioè quanto mi costa il mio staff in termini di costo orario, e fra un pochettino vedremo come si calcola il costo del lavoro, che è una roba un po' complessa, perché il costo azienda non è il lordo e non è il netto che il lavoratore percepisce. Dobbiamo andare a comporre questo costo sommando le diverse componenti. Limiti dell'approccio bottom up, in modo da capire anche quando utilizzarlo e quando viceversa ricorrere a espedienti di maggiore rapidità. L'approccio bottom up ovviamente è più oneroso, cioè ci costringe a fare un'analisi più dettagliata, più lenta, oggettivamente più lenta. Ci mettiamo una mattinata a fare un budget ben fatto, attività per attività, e quindi quando lo faremo? Lo faremo quando metterà a conto farlo, cioè quando saremo in presenza di un progetto che ha un grado di complessità significativo. Quali sono gli indicatori di complessità di un progetto? Non soltanto l'importo finanziario, cioè non soltanto che il progetto cubi 300.000 euro o 10.000 euro, ma anche la durata. Un progetto che dura 12 mesi o più è sicuramente un progetto complesso, che, come dire, sviluppa oneri gestionali e oneri economici per un tempo lungo, che magari supera un esercizio finanziario, supera un anno di attività, e quindi va governato di più. In questo caso è molto consigliabile che si faccia una stima bottom up, non dall'alto. Approccio top down. L'approccio top down tipicamente è un approccio analogico e si basa sullo storico. Non è sempre vero che le nostre organizzazioni sviluppano progetti completamente inediti. A volte noi sviluppiamo progetti, ideiamo iniziative che, mutatis mutandis, sono abbastanza simili ad esperienze precedenti. Riprendiamo l'esempio di ieri. Immaginiamo che a un certo punto la mia associazione si specializzi, cioè abbia una, due esperienze di interventi ben riusciti di riduzione della dispersione scolastica. La terza volta che io andrò a sviluppare un progetto in un istituto per la riduzione della dispersione scolastica, io avrò un pregresso storico anche in termini di stima dei costi, cioè saprò sostanzialmente a colpo d'occhio quanto mi costa quell'intervento. In quel caso sono in condizione di fare la stima dall'alto, cioè prima di scendere sulle sottocomponenti, a colpo d'occhio sono in grado di dire l'impegno finanziario di un'iniziativa del genere vale 40.000 piuttosto che 60.000 piuttosto che 20.000. Questo è un grande vantaggio, no? È proprio un tema di gestione della conoscenza, perché per esempio mi aiuta a fare discernimento sull'opportunità che mi sono di fronte. Scaraventarsi su un bando non è sempre una buona idea, dipende molto dal bando. Ci sono dei bandi che rischiano di mettere in crisi la mia struttura finanziaria, perché magari richiedono un cofinanziamento molto elevato, perché magari assorbono risorse maggiori rispetto al massimale di finanziamento concesso. Questo purtroppo, se io non ho un pregresso storico di conoscenza e quindi anche una buona capacità di gestione della conoscenza nella mia organizzazione, cioè i progetti quando li abbiamo conclusi non vanno chiusi in un faldone, dovremmo avere una reportistica dell'attività realizzata e anche dei costi. Purtroppo questo elemento, cioè il fatto che l'impegno finanziario
e anche gli oneri gestionali sono maggiori rispetto alle risorse disponibili, rischiamo di scoprirlo alla fine con l'approccio bottom-up, perché faccio budgeting alla fine, quando ho un'idea chiara delle attività da realizzare, c'è una scomposizione, eccetera, eccetera, ho fatto tutto un lavoro abbastanza articolato e oneroso e alla fine scopro che quei costi non sono sostenibili. Allora, l'approccio top-down, che non possiamo inventarci, si basa sullo storico, su una adeguata documentazione storica di costi connessi ad altre attività che abbiamo realizzato, ci consente all'inizio del progetto di fare una prima stima. Quindi, come funziona in definitiva la pianificazione finanziaria? Funziona in modo abbastanza circolare, cioè bene all'atto iniziale del progetto, quando dico atto iniziale intendo dire quando abbiamo il quadro logico di fronte. Quando abbiamo il quadro logico di fronte, rapidamente formuliamo una stima di costo e vediamo se quella stima di costo è in qualche modo congruente con le risorse disponibili. Poi, alla fine, scendiamo nel dettaglio. Facciamo scomposizione analitica, non tanto voce per voce, ma fase per fase. Mi fermate quando volete, se qualche passaggio è meno chiaro. Bene, andiamo a vedere un pochettino le macro tipologie di costo. Adesso vediamo, in termini di capitolato generale, quali sono le famiglie, le tipologie principali di costi legati a un progetto. Anzitutto, i costi di un progetto si classificano in termini di costi diretti e costi indiretti e a loro volta i costi diretti e indiretti si distinguono in costi esterni e costi interni. Cos'è un costo interno? Cos'è un costo indiretto? Partiamo dalla tipologia più generale. I costi indiretti sono tutti quei costi, lo dice il nome, non direttamente connessi alla realizzazione della mia iniziativa. Sono quei costi che in modo indiretto hanno un effetto, un impatto sulla gestione della mia attività. Immaginate che io, per realizzare il mio intervento, utilizzi delle sedi, come tipicamente succede, utilizzo delle strutture. I costi connessi a quelle sedi e quelle strutture indirettamente ovviamente incidono sulla realizzazione del mio progetto, incidono in modo percentuale, o meglio ancora, come tra pochino vedremo, incidono pro quota e pro rata. Pro quota, cioè per il tempo di durata del mio progetto, e pro rata, cioè per la percentuale di utilizzo che io faccio di quel determinato bene. Ma questo non è vero solo per le sedi, è vero per tutti gli altri costi generali di un'organizzazione. Un'organizzazione ha molto spesso dei consulenti che si occupano di consulenza commercialistica e di consulenza del lavoro. Allora, un progetto, che è anche un'organizzazione lavoristica, assorbe costi indiretti perché parte del costo del commercialista si scarica su quell'attività. Parte del costo del consulente del lavoro si scarica su quell'attività. E così via. Se volete, anche parte dello staff, per esempio lo staff, diciamo, dirigenziale, un direttore o un coordinatore che non lavora direttamente sul progetto, è un costo indiretto però, perché parte della sua attività dovrà dirigersi anche al governo, magari non tecnico, non sarà il capo progetto, ma coordinerà quel progetto e ne coordinerà altri. Adesso vi sto rappresentando il caso di un'organizzazione un po' ampia, un po' strutturata, che per esempio ha contemporaneamente 6-7 progetti da gestire. Allora, il direttore di quell'associazione o di quella fondazione o di quella cooperativa sociale non si occupa esclusivamente di nessun progetto, ma si occupa un po' di tutti i progetti e quindi una parte del costo sviluppato dal suo lavoro incide su ogni attività. I costi indiretti sono sia interni che esterni, cioè sono sia sviluppati nell'ambiente interno dell'organizzazione sia acquisiti dall'esterno. E quindi andiamo a vedere, poi torniamo indietro, che cosa sono i costi esterni e cosa sono i costi interni. I costi esterni è abbastanza pacifico identificarli. I costi esterni sono tutti quei beni e servizi acquisiti da fornitori esterni alla mia organizzazione per il progetto. I costi esterni sono quasi sempre costi diretti del progetto, cioè costi preso portato se non avessi attivato quell'iniziativa.
Quindi personale docenti esterni, consulenti esterni, persone reclutate appositamente per quel progetto. Posso avere un progetto in cui io ingaggio uno staff che prima non avevo e che quando il progetto si sarà concluso non farà più parte della mia organizzazione. Per esempio un contratto a progetto, tipicamente può essere un costo esterno. Quindi i costi esterni molto spesso sono anche costi diretti, cioè costi che sono direttamente connessi alla realizzazione della mia attività, che incidono interamente, no, per il 100% si scaricano sul progetto che realizzo. I costi interni, viceversa, sono quei costi tendenzialmente legati allo staff, cioè alla base di lavoratori della mia organizzazione, tipicamente a lavoratori dipendenti, se la mia organizzazione ne ha, che sono ongoing, cioè ci sono in tutte le fasi di vita, tutto l'anno, progetto o non progetto. I costi interni possono essere indiretti, almeno che io, come tra un pochettino vedremo, non alloco, cioè non associo determinate risorse professionali direttamente alla realizzazione delle mie attività. È chiaro finora? Ok, ci torno. Un costo interno tipicamente può essere indiretto. Perché? Per costo interno si intende tutto ciò che fa parte dell'ambiente organizzativo, e quindi sedi, strutture e personale. Quando questo tipo di risorse scarica degli effetti sul progetto, perché utilizzo delle risorse, utilizzo del personale in quota parte, eccetera, in quel caso sono in presenza di un costo indiretto. No? È il caso del direttore, del consulente del lavoro, del commercialista e via discorrendo. Può darsi anche il caso, però, anzi non può darsi, è quasi la norma, che il mio progetto prevede che lo staff di progetto è fatto dei miei dipendenti. Cioè io prendo un dipendente e dico il mio dipendente lavorerà per 40 ore al mese dei suoi 160 su questa attività piuttosto che su quest'altra. Gli farò la letterina d'incarico, che è un documento, ma di questo tra un pochino parliamo, utile poi in fase di rendicontazione, e a quel punto un costo interno è però anche un costo diretto del progetto, cioè è direttamente un costo sviluppato da quel progetto. Perché? Perché è ben vero che io lo stipendio per il suo part time o full time o quel che sia l'avrei pagato comunque, ma avrei indirizzato la sua attività su altri fronti, non su quello. Quindi in quel caso il mio progetto ha sviluppato un costo diretto perché ha assorbito una risorsa per un certo numero di ore. È, diciamo, un effort organizzativo, uno sforzo organizzativo che senza il progetto non avrei sostenuto e quindi non mi avrei portato a sviluppare costi. Torno un momentino indietro per recuperare anche il tema dei costi diretti. I costi diretti sono quel genere di oneri economici direttamente riconducibili al progetto e quindi il personale, appunto, lo staff di progetto è sempre un costo diretto, anche se sto parlando di lavoratori dipendenti. I beni di consumo, tutti i beni che io acquisisco per quel progetto specifico, comprerò, non lo so, faccio un laboratorio e quindi comprerò dalla cancelleria, dei tamburelli, qualunque tipo di materiale direttamente connesso all'attività che realizzo. Le ristrutturazioni sono un costo diretto, perché se sto facendo un progetto di startup faccio un investimento che è direttamente connesso all'attività di startup che sto realizzando. L'acquisto di beni specifici, la formazione, la valutazione e via discorrendo. Quindi, a brevissimo riepilogo, i costi sono diretti e indiretti e poi sono esterni e interni. A che ci serve questa pomposa distinzione dei costi? Ci serve perché queste quattro famiglie hanno poi discipline di rendicontazione abbastanza diverse. È molto semplice documentare i costi diretti, molto semplice, diciamo che è un'operazione sostanzialmente lineare documentare i costi diretti, è un pochino più complesso documentare i costi diretti del personale che però fa parte della mia pianta organica, è un'operazione più articolata e complessa documentare i costi indiretti interni, cioè le sedi, le attrezzature, le utenze, le consulenze commercialistiche. Bisogna adottare una disciplina di un certo tipo. In fondo cos'è la rendicontazione? È un processo comunicativo.
Allora dovrò istruire il mio processo comunicativo dettagliando una serie di, dando una serie di informazioni più ricca, più articolata. Cominciamo a familiarizzarci con alcuni costi più rognosi, diciamo, da prevedere e poi da documentare. Il più rognoso, cioè il più articolato dei costi, ovviamente è il costo del lavoro. A me capita ancora oggi di incontrare a volte anche persone che esercitano responsabilità amministrative che mi obiettano che rispetto a quello che percepisce il lavoratore il costo azienda è il doppio. Mi dicono, ma che fine hanno fatto i soldi? Io vedo che questa persona ha avuto 100 e io ti ho dato 200. Spesso è necessario documentare come si sviluppa il costo azienda, che non è né il lordo né il netto. Allora, come si compone il costo azienda, cioè il costo reale che un'organizzazione sopporta per ingaggiare un lavoratore, per retribuire un lavoratore? C'è un problema di batteria? Sì, forse è quello il problema. Per forza, perché sono dolori. Aspettate che mi sto per strangolare. Ecco, facciamo così. E poi posso anche morire. Va bene. Vabbè, me la tengo qui. Allora, il costo del lavoro si compone di queste due componenti, macro componenti, la retribuzione lorda, il titolo di retribuzione lorda della persona e i contributi a carico dell'azienda. In realtà c'è un'altra componente molto discutibile, infatti molto discussa, che è l'onere fiscale IRAP del personale. Tra un po' ne parliamo. La retribuzione lorda a sua volta è un aggregato di voci. Voi sapete che tra il lordo contrattato col lavoratore, che per il nel caso dei lavoratori dipendenti è negoziato a livello di contrattazione nazionale o contrattazione decentrata, non è quello che poi il lavoratore percepisce, perché sulla retribuzione lorda incidono i contributi a suo carico e gli oneri fiscali a suo carico, cioè tipicamente l'IRPEF, le addizionali IRPEF regionali e le addizionali IRPEF comunali. Qual è il delta che c'è tra il netto, il lordo e il costo azienda? Nel caso del lavoro dipendente, ed è un tema di ovvia discussione politica, il delta è molto ampio, cioè tra il netto percepito in busta paga dal lavoratore e il costo azienda che il soggetto datoriale, qualunque esso sia, qualunque sia la tipologia giuridica, sopporta, la differenza è nell'ordine del di volta in volta 55, in alcuni casi si arriva anche al 60-51%. Ovviamente è difficile fare una stima perché, diciamo, questo delta è anche funzione di variabili molto soggettive, cioè il carico fiscale che il lavoratore sopporta è funzione di alcune variabili del tutto soggettive e quindi non prevedibili. Quello che viceversa è assolutamente prevedibile è il carico aggiuntivo di costo per l'azienda in termini di contributi INPS, essenzialmente contributi INPS nel caso di lavoratori che accedono al sistema previdenziale ordinario o alla gestione separata se non sono dipendenti. Possono esserci dei lavoratori che accedono ad altri sistemi previdenziali, però stiamo parlando di dipendenti pubblici e tipologie un po' particolari. Andiamo a vederlo un pochettino in dettaglio. Esempio di prospetto di determinazione del costo lordo aziendale medio e mensile, e così capiamo come ce lo possiamo sviluppare in casa. Qual è il dato di partenza che dobbiamo avere e che dentro il nostro spazio organizzativo qualcuno ci saprà dire? E se dentro il nostro spazio organizzativo nessuno ci sa dire, lo chiediamo al nostro consulente del lavoro. Dobbiamo sapere qual è il titolo lordo mensile della persona. Sul lordo non c'è dubbio, è un numero. Qualcuno lo sa qual è il lordo di quella persona. Immaginiamo che il lordo mensile di quella persona sia di 1200 euro,
corrispondente a un full time, cioè a un 100% di lavoro. Le voci che si vanno ad aggiungere per determinare il costo generale. Questa è una tabella di sviluppo del costo che presuppone un lavoratore dipendente. Allora, aggiungerò il rateo di tredicesima. Ovviamente il dipendente percepirà, qui ho presente un contratto collettivo nazionale, che è il contratto collettivo nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici delle cooperative sociali. Poi bisogna vedere, ci sono contratti che prevedono un rateo tredicesima e un rateo quattordicesima. E vabbè, non è difficile calcolarlo. Qui il rateo tredicesima, vedete che è 100 euro, cioè è un dodicesimo, ovviamente, dell'ordo mensile. Se avessi una quattordicesima, non farei altro che aggiungere un'altra voce di questo genere. Dunque, il totale lordo dello stipendio è 1200 euro più 100. Bene, cominciamo ad aggiungere le altre voci. Cominciamo a mettere i contributi INPS a carico dell'azienda. Quanto incidono i contributi INPS a carico dell'azienda? Incidono per il 27,90%. Sul totale della contribuzione, che se non ricordo male dovrebbe essere del 36% nel caso dei lavoratori dipendenti, il 27,90% viene versato dall'azienda e la restante parte, mi pare un 9%, viene versato dal lavoratore. A noi ci interessa naturalmente quello che sul soggetto datoriale incide come costo in più. Qual è il 27,90? Moltiplichiamo il lordo, cioè questa voce, 1300, per 27,90% e abbiamo 362,70. Una voce di costo aggiuntivo. Aggiungeremo anche l'aliquota INAIL, cioè il contributo di assicurazione previdenziale del lavoratore. L'aliquota varia in caso alla tipologia di lavoro, in questo caso è il lavoro socio-assistenziale, quindi è l'1,82%, e quindi vado ad aggiungere un'ulteriore voce di 23,63. Totale contributi 386,33 euro. A questo punto cosa vado ad aggiungere? Vado ad aggiungere gli eventuali elementi, vedete qui non ve l'ho inseriti, perché forse si possiamo anche trascurare, gli elementi di retribuzione territoriale. Con la concertazione decentrata dei contratti, in base al contesto territoriale ci sono degli elementi retributivi variabili in base al territorio. Al sud il contratto potrebbe valere tot, al nord un altro valore e al centro un altro valore ancora. Questo dipende proprio dal contratto. Chi ve le dà queste informazioni? Tipicamente il vostro consulente del lavoro, cioè sono le cose che vi deve dire il vostro consulente del lavoro. È molto utile che queste tabelline voi ve le sviluppiate per il vostro personale, in modo da non dover ogni volta che fate un progetto ripartire dalle guerre puniche, ma avere un quadro dei costi generali che sopportate. Aggiungete quindi gli elementi retributivi territoriali. A questo punto, che cosa resta? Nel caso del lavoratore dipendente, resta il trattamento di fine rapporto, il famoso TFR. All'ingrosso, è una stima un po' spannometrica, non precisissima, il TFR vale il 13,5 della retribuzione lorda, cioè di questi 1.300 che vedete del totale stipendio. Quindi prendo i 1.300, li divido per 13,5, il trattamento di fine rapporto è 96,30, a cui vado ad aggiungere la rivalutazione, perché il TFR è un accantonamento, cioè sono soldini che l'azienda, che l'organizzazione, il soggetto datoriale, qualunque esso sia, deve mettere da parte e di anno in anno deve aggiungere una rivalutazione, perché quei soldi tra 20 anni si saranno svalutati, quindi ogni anno io aggiungo una rivalutazione in base a degli indicatori Istat, diciamo, di andamento del costo della vita. Sommo queste voci e ho il totale del TFR. Allora vado ad aggiungere totale stipendio, la riga in grassetto, più il totale dei contributi, più il totale degli RT, più il totale TFR. Totale costo azienda mensile, 1.785. Il lordo era 1.200, il netto di questa persona possiamo stimare che sarà circa 900 euro, 920, 930. Vedete che c'è un delta significativo. Ovviamente più sale il lordo, più aumenta il delta. Nel caso di stipendi bassi, come nei nostri mondi, il delta è un po' più basso di quanto non sia viceversa in caso di
retribuzioni più significative, più consistenti, che quindi comportano una aliquota fiscale più grande, insomma. E, che cosa facciamo a questo punto? Abbiamo il costo orario, il costo, scusate, lordo mensile, il costo azienda mensile. A questo punto noi non facciamo altro che dividere il costo azienda mensile per il numero di ore nel mese che la persona svolge. Se questa persona è un full time, il numero di ore mensili è 160. Se questa persona non è un full time, ma è un part time, moltiplicheremo 160 per il suo part time. Quant'è? Il 60%? Il 70%? E quindi divideremo per il numero di ore nel mese il totale del costo e otterrò il costo orario, che è una componente fondamentale nello sviluppo di qualunque budget. A questo punto io mi aspetto da voi qualche domanda. No, solo l'ultima parte. Ok. Allora, ore nel mese della persona. Le ore nel mese della persona sono stimate, in questo caso, ripeto, ho presente il contratto collettivo delle cooperative sociali, in 160 ore mese. Perché 160 ore mese? Perché sono 38 ore settimanali per 52 settimane nell'anno diviso 12. Ok? Questo è il numero di ore teoriche, poi c'è tutto un tema di discussione, qualche dettaglio adesso ve lo do. Però questa persona magari non è un full time, ha un part time al 50%, ha un part time al 70%. Quindi io devo moltiplicare il numero teorico, mi sto tarantizzando anche io, di ore mensili per l'aliquota del part time, per la percentuale di part time. È un calcolo algebrico molto semplice. Se questa persona lavora il 50%, io moltiplicherò 160 per 50%, cioè 80. Se lavora il 70%, qui adesso stiamo sulla colonna A, tra un pochino vediamo. No, per arrivare a 11,16 lì è stato fatto le ore mensili per la percentuale, per 25. Esatto, perché questo è un calcolo di subimputazione del costo sul progetto, ma adesso ci arriviamo, non vi preoccupate. Mi interessa che... Prego. Intanto, vabbè, a livello organizzativo, se fosse possibile averle subito queste schede, perché ricopiarle è impossibile. Magari spiegando uno può prendere anche appunti accanto, ce la faremmo ad avere ad averle cartacee adesso, questo chiedevo. Solo che ormai non avremo più la possibilità di prendere appunti sopra, questo era il discorso. Vabbè. La domanda è: come rendicontare il TFR? Perché mentre la tredicesima io non ho difficoltà, faccio busta paga della tredicesima, presento quella busta paga, quietanzata o non quietanzata a seconda delle richieste che mi vengono fatte. Ci arriviamo alla rendicontazione, se hai un momento di pazienza. Okay. Adesso stiamo intanto cercando di capire come lo sviluppiamo il costo del lavoro, in modo che abbiamo consapevolezza almeno di come funziona. Poi parleremo di come rendicontiamo tutte le voci di costo del lavoro. Di per sé parliamo anche di come rendicontiamo quella voce complicatissima di costo che è l'IRAP, su cui c'è un enorme dibattito se è effettivamente un costo del lavoro, non è un costo del lavoro, eccetera. E, finisco soltanto di esporre questo processo di calcolo. Quindi, diciamo, moltiplicherò il monte ore teorico mensile per 160, per l'aliquota part time. E quindi mi verrà 80 ore mensili piuttosto che 100 ore mensili. Non faccio altro che dividere a questo punto il costo mensile per il numero di ore e otterrò il valore unitario. A questo punto il processo di imputazione costi al progetto è molto semplice. Deciderò, e questo lo posso fare bottom up appunto, fase per fase, quanto su quell'attività la persona lavora e quindi saprò quell'attività quanto mi costa. Se vado di fretta e compilo direttamente il capitolato generale del progetto, saprò che il mio psicologo nel progetto lavora 200 ore e dunque moltiplicherò il costo azienda dello psicologo per il numero di ore imputate al progetto.
Questione, qui stiamo parlando di lavoro dipendente. Adesso ipotizziamo che non siamo in presenza di un lavoratore dipendente, ma siamo in presenza di un collaboratore a progetto, che è una fattispecie molto presente nei nostri mondi. In questo caso il ragionamento è del tutto identico, cambiano i valori in causa. Perché? Perché non avrò più la tredicesima come voce aggiuntiva di costo, non avrò il TFR come voce aggiuntiva di costo, varierà l'aliquota dei contributi a carico dell'azienda, che non è del 27,90 ma è del 18. Dunque il costo azienda è nettamente più basso, mentre il delta, diciamo, che c'è tra lavoro dipendente e netto è un delta molto ampio. Il delta, cioè il differenziale tra il costo azienda per il lavoratore a progetto e il netto che lui percepisce, è più contenuto. Però il ragionamento è esattamente lo stesso. In ogni caso sopporterò il carico dei contributi assicurativi INAIL e sopporterò dei contributi INPS, però su un'aliquota diversa da questa. Allora, indicazione metodologica. Queste tabelline sviluppiamocele bene, prendiamoci una giornata, non quando siamo sotto scadenza bando, ma quando abbiamo tempo di riordinare le idee e di fare un po' di programmazione. Lo so, però invece va fatto, perché è tempo guadagnato, cioè queste sono cose che tipicamente poi sotto bando ci mettono in crisi. E ce ne andiamo dal nostro consulente del lavoro e gli rompiamo le scatole, perché questo è il suo lavoro di per sé, non è il nostro lavoro. Il problema è che noi dobbiamo essere anche in questo multicompetenti, cioè saper parlare con tutti. Io torno a dirvi quello che vi dicevo il primo giorno, il progettista è soprattutto un metodologo, il che vuol dire che deve fare la fatica cognitiva di possedere molti linguaggi, sapersi confrontare con professionalità molto diverse e quindi col consulente del lavoro deve sapersi confrontare. E gli chiediamo di sviluppare insieme a noi delle tabelline di questo genere per lo staff che abbiamo. D'accordo? Oppure nel caso in cui il progetto preveda l'ingaggio di figure nuove che per il momento non fanno parte del nostro gruppo, in quel caso è un costo nuovo e quindi gli chiederemo: caro consulente del lavoro, tu che mi fai le buste paga, oltre a farmi le buste paga, sviluppami una tabella di costo azienda di questa figura qui. Antonio, se possiamo ripetere la differenza dei co-copro rispetto al personale interno. Quindi io ho annotato, la tredicesima non c'è. No. L'INPS è il 18% anziché il 27%. Sì. Mi sono persa una. E basta. E il TFR non c'è. Non c'è il TFR, ok. Non l'avevano aumentata al 23%? Al 27,76% l'hanno aumentata. No, quella dei co-copro, io sapevo, perché sono stata co-copro per 7 anni. Un po' tutti. Che l'avevano aumentata, cioè fino al 23 era arrivata, se non... Tant'è che era quasi diventato... L'aliquota globale dei co-copro è al 27,76%. Ah. Cioè la contribuzione sul reddito del collaboratore a progetto del 27,76%, esattamente come di qualunque altro professionista non iscritto alla gestione separata e non iscritto ad altri sistemi previdenziali. 27,76. La questione è come questo 27,76 si distribuisce tra azienda e lavoratore. Per l'azienda è il 18 e per il lavoratore è la quota restante, cioè il 9, una cosa del genere. Scusami, e poi questo è il caso in cui, cioè, uno è già dipendente della cooperativa, che lavora 160 certo. ore per la cooperativa, e stiamo facendo il calcolo delle ore, le 40 che farà per il progetto. Certo. Cioè, nel caso in cui la cooperativa ha tanti progetti, che riesce a pagare, non rispetto all'associazione che sta per fare un progetto, e per cui le persone che lavoreranno per loro sono persone che faranno il 100% con loro. Quella è la fattispecie, no? Più semplice da un punto di vista nostro. Cioè questo è il caso in cui ci sono dipendenti della cooperativa. Esatto. Adesso cerchiamo di acquistare insieme le competenze per fare le cose più complicate, cioè per capire che cosa dobbiamo fare quando siamo in presenza di figure che non sono al 100% dedicate al progetto, ma sono dedicate in quota parte al progetto. Perché la fattispecie che dici tu, che cioè io costruisco uno staff ad hoc ingaggiando persone che il primo giorno d'avvio del progetto contrattualizzo e che il giorno di chiusura del progetto dimetto e quindi sono al 100% imputata al progetto, è l'ipotesi più sfavorevole per loro ma più semplice dal punto di vista gestionale per l'organizzazione, nel senso che
quelle, tutto il costo al loro connesso è un costo di progetto, è un costo diretto ed è un costo esterno, cioè il costo più facile da documentare che esiste. I costi complicati sono i costi interni e i costi indiretti, come diceva il nome, mi scusi, Anna, Ada. E tra un pochettino ci arriviamo, perché il vero tema è come li dimostriamo questi costi. Vi voglio far vedere un secondo, visto che ci siamo, questa tabellina è una tabellina Excel, che poi vi posso dare, molto semplice. Vi faccio vedere un secondo, se lo trovo. No. Questo sì. Ecco qui. Allora, questi costi non ce li inventiamo noi. Oh, scusate, pardon. Beh, oddio, ve lo faccio vedere, ma serve a ben poco purtroppo, perché è veramente poco visibile. Ve lo consegnerò come documentazione. Adesso vi spiego che cos'è questo documento. Intanto lo ruotiamo, così magari perlomeno ne vediamo i titoli generali. Allora, questo è un discorso che facciamo per i lavoratori dipendenti. Posso ingrandire un po', sì. Ok. Che cos'è questo documento? Per i lavoratori dipendenti, cioè per tutti i lavoratori per cui c'è una contrattazione nazionale o decentrata tra parti sociali, sindacati, soggetti datoriali, sotto cabina di regia Ministero del Lavoro, alla fine della concertazione il Ministero del Lavoro, da arbitro della partita, pubblica una tabella dei costi azienda teorici, che è un documento molto importante per noi, che dobbiamo conoscere per ciascun contratto. Li trovate con estrema facilità su Google, veramente, scrivete CCNL cooperativa, contratto del commercio, CCNL contratto cooperative sociali, e li avete immediatamente a disposizione, che non fa nient'altro che sviluppare, in termini ancora più analitici, quello che prima vi ho fatto vedere. Allora, per esempio, guardiamo questo qui, questi sono i vari livelli contrattuali, A1 è il più basso, e si va salendo, A1, A2, B1, eccetera. Ovviamente la prima cosa che dobbiamo sapere della nostra figura di lavoratore dipendente è il livello contrattuale. A ogni livello contrattuale corrisponderà un minimo contrattuale conglobato mensile, cioè al di sotto di quello, al di sotto di quell'ordo l'azienda non può pagare, e normalmente quel minimo è quello che viene pagato, non è che si fanno negoziazioni. Poi ci sono una voce che prima non abbiamo considerato per semplicità, che sono gli scatti d'anzianità. Non tutti i lavoratori sono uguali. Un lavoratore che è nella mia organizzazione da 10 anni avrà maturato degli scatti e quindi avrà un lordo un po' più alto. Dunque qui si misura una media di 3 scatti, si assume di aggiungere 3 scatti in media, diciamo. Altre indennità, queste sono indennità di lavoro notturno previste per il contratto, e dunque abbiamo il lordo mensile, cioè la voce d'ingresso del calcolo di cui abbiamo parlato. Totale lordo annuo più tredicesima. Qui non abbiamo fatto nient'altro che aggiungere in questa voce qui un 12° in più. Oneri previdenziali, INPS 26,90, 4.368,63. Qui sta sviluppando il costo annuale, non mensile, annuale. INAIL 3%. Poi abbiamo il trattamento di fine rapporto. Trattamento di fine rapporto, io ve l'ho presentato in grosso, ma per i nostri usi va bene anche considerarlo un 13,5, è un po' più matematicamente articolato il calcolo. Abbiamo il coefficiente di rivalutazione del TFR, la previdenza complementare ove prevista, qui la prevede, ce lo mette come costo aggiuntivo. Diciamo che questi costi sono mediamente più alti, cioè i costi pubblicati dal Ministero del Lavoro sono mediamente più alti di quelli che poi in effetti mediamente vengono sostenuti dalle organizzazioni. E dunque arrivo al costo annuo. Poi c'è un'eventuale indennità di turno, che è prevista da questo tipo di contratto, quindi c'ho il totale costo annuo.
dal costo annuo, dividendo per il numero di ore teoriche lavorate nell'anno, ottengo il costo orario. Vedete che bello alto, qui stiamo parlando di 16,37 euro di costo azienda per il livello contrattuale più basso. Sono un po' più alti dei costi reali che poi nelle nostre organizzazioni vengono sopportati. Perché? Perché ci sono delle voci che spesso poi nelle nostre organizzazioni non figurano, l'indennità di turno e via dicendo. IRAP, e qui vi introduco il tema dell'IRAP. Allora, in linea teorica l'IRAP non è un costo del lavoro, è un onere fiscale dell'organizzazione. Perché si tende, e il Ministero del Lavoro lo considera un costo del lavoro? Perché l'IRAP è l'unica leva fiscale, l'unica figura di prelievo fiscale nella quale il costo del lavoro è indeducibile. Voi sapete che normalmente le altre aliquote fiscali incidono sul differenziale, diciamo, tra costi e ricavi, e quindi io deduco tutti i costi, compreso il costo del lavoro. Nel caso dell'IRAP no. Nel caso dell'IRAP io verso l'IRAP, cioè questo 3,9% che poi varia in base alle regioni, non sulla differenza fra costi e ricavi, ma di fatto sui costi che io sopporto, perché non posso togliermi il costo del lavoro. Il costo del lavoro è un onere indeducibile, l'IVA è un onere indeducibile, è quasi tutto indeducibile ai fini IRAP. Per cui si realizza un sostanziale paradosso, che più lavoratori ho, più pago di IRAP. È una tassa molto particolare, abbastanza singolare, insomma. Conseguentemente il Ministero del Lavoro tende a considerarlo un costo aggiuntivo del lavoro, un 3,9% in più. 3,9%, poi ovviamente l'IRAP, per esempio nel Lazio, ovviamente è al massimo, ma credo che pure in Puglia sia al massimo. 4,25, perfetto. E infatti anche nel Lazio è al 4,25, qui lo stimano al 3,9. Esatto, non ci possiamo sbagliare. E quindi aggiungo in questo caso anche l'IRAP. Allora, questo è il ragionamento teorico che fa il Ministero. Il mio suggerimento è non utilizziamo stime di questo genere, che sono stime sovrastimate molto spesso, perché poi avremo enormi problemi in fase di rendicontazione. Certo, questo è un atto pubblico molto utile quando negoziamo con l'amministrazione pubblica i costi, per esempio, di un servizio. Allora è molto utile un atto pubblico del genere, perché documenta meglio di come possiamo fare soggettivamente noi con i nostri calcoli i costi che un'organizzazione, una cooperativa sociale, un'associazione sopporta per gestire determinati servizi a convenzione. Voglio dire, è un documento che vi invito a utilizzare, ad acquisire come strumento negoziale, perché bisogna essere anche in grado di dire: signori, i costi reali sono questi qui. Sì. Però, ecco, è utile che lo vediamo in fase viceversa previsionale di costo. Io suggerisco per esempio di non far figurare l'IRAP, perché l'IRAP poi diventa veramente complicato da rendicontare. Allora è inutile prevedere dei costi che poi non riusciremo a documentare e che quindi non ci saranno riconosciuti. Al limite imputiamo un'ora di lavoro in più, è più funzionale, più logico. Torniamo a noi. Che ore sono? 10:51, abbiamo ancora, diciamo, un po' di freschezza mentale. Diciamo. Ma io lo so che a voi vi appassiona da morire questa materia, proprio che è ariosa. Come diceva Gramsci, ve lo ricordate? L'esergo che c'era nel giornale, nell'Ordine Nuovo. Compagni, studiate, il partito ha bisogno di tutta la vostra forza, di tutta la vostra intelligenza. Io penso che noi siamo così, cioè abbiamo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Tutto ci deve interessare, perché tutto fa parte del nostro complicato lavoro. E quindi dobbiamo barcamenarci tra discipline molto diverse. È faticoso, però devo dire che tutto sommato è anche divertente, perché poi si è cross, no? Tra competenze. E vabbè, poi vi fate il corso sullo stress al terzo settore e in qualche modo recuperate. Allora, andiamo avanti ancora una decina di minuti e poi facciamo una breve pausa.
Voglio introdurre soltanto il ragionamento che prima anticipavo. Una cosa è l'equilibrio monetario di un progetto, altra cosa, purtroppo molto più critica, è l'equilibrio finanziario di un progetto. Qual è la differenza tra economia e finanza? L'economia è il saldo finale, cioè alla fine del periodo complessivo di progetto, che dura 12 mesi, più la fase di rendicontazione, più i tempi amministrativi di istruttoria sulla mia rendicontazione, più la liquidazione finale, in tutto questo periodo qui io avrò speso 100 e avrò incassato 100. Il progetto è in equilibrio. E va bene. Questo è l'equilibrio economico, cioè i puri saldi. La verità è che a noi non ci interessano solo gli aspetti di equilibrio economico, ci interessano soprattutto gli equilibri finanziari, da cui il tema delle fideiussioni e tutte le complicate partite che dobbiamo gestire nella attività progettuale. L'equilibrio finanziario è il cash flow, cioè i flussi di cassa reali allocati su diverse fasi temporali di progetto, che possono determinare disequilibri anche molto forti. Cioè io potrei avere una situazione, e tipicamente ho una situazione, in cui ho una curva di costi crescente e una curva di ricavi decrescente che magari c'ha un picco alla fine. Cioè posso avere una situazione, vediamo se fatta così, ecco, guardate il grafico sotto, la curva S, si chiama curva S perché in tutti gli startup e i progetti hanno una struttura finanziaria che è molto simile a quella degli startup, io normalmente ho una curva a S, cioè si inizia con un livello di costi che si accumulano abbastanza basso, a un certo punto la curva diventerà più ripida, normalmente i costi si attenuano, si calmierano verso la fine del progetto. La curva S dei costi purtroppo non è affatto la curva dei ricavi, che ha una struttura completamente diversa, rovesciata tipicamente, in cui ho magari un anticipo iniziale, quando ancora non ho sviluppato costi pari all'anticipo che ho ricevuto, una fase molto decrescente in cui non ho proprio ricavi e un saldo finale che mi riporta sulla curva. Cosa faccio in questo? Lo faccio vedere proprio in lavagna. Allora, grafico cartesiano, tempi e costi, ok? 0 euro, facciamo 1000 euro. Mese T con 1, mese T con 12, ok? Quando io parto, spendo, diciamo, subito 100. Man mano che passa il tempo io accumulo determinati costi. Questa parte è la somma, è una sommatoria, diciamo, di tutti i costi che accumulo. Quando sono arrivato qui, il totale dei miei costi sarà tutta la somma di quest'area. I ricavi mi funzionano in termini esattamente contrari. Mi funzionano così, magari. Ok? È vero che alla fine quest'area e quest'area si bilanceranno, ma alla fine io avrò una sofferenza finanziaria, e tipicamente ho una sofferenza finanziaria. Eh? Sì, il problema è che se non lo prevediamo con un minimo di attenzione, noi a qualcuno la faremo pagare, per esempio ai lavoratori, ovviamente, per esempio, che poi spesso siamo noi stessi. Allora, altro è. Dicevo, non mi è chiara la differenza fra equilibrio monetario e finanziario. Allora lo ripeto, perché è un punto importante. La differenza fra monetario e finanziario è questa. Monetario è semplicissima. L'equilibrio monetario, o il disequilibrio monetario, è l'equivalenza tra i costi complessivi di un progetto e i ricavi complessivi di un progetto. I ricavi nei nostri progetti molto tipicamente sono i finanziamenti, il finanziamento che ci viene concesso, non abbiamo altre fonti, ed eventualmente gli altri cofinanziamenti.
I costi di progetto sono i costi di progetto. Noi ovviamente puntiamo a una situazione in cui costi e ricavi equivalgano, no? Difficilmente andiamo incontro a situazioni in cui costi e ricavi non si equivalgono. Qual è il problema? Il problema è che questa situazione qui, in cui normalmente si riesce a stare, più o meno si riesce a stare, è una situazione che si definisce alla fine del progetto. Cioè alla fine del progetto, che non significa quando io ho finito l'attività, sappiamo bene che significa quando io ho presentato la rendicontazione, quando c'è stata l'istruttoria, quando alla fine dell'istruttoria hanno dato risposta positiva, hanno fatto il mandato di pagamento e mi arriva il bonifico. Quindi significa spesso 12 mesi dopo che io ho finito l'attività, quando, cioè, quando va bene, avrò raggiunto questa situazione. Nel frattempo cosa sarà successo? Sarà successo che avrò speso dei soldi e su questi soldi non avrò avuto delle fonti, quindi avrò accumulato in realtà la situazione al tempo T con 1 non sarà di costi uguali a ricavi, di costi uguali a ricavi. T con 1 io ci avrò costi disuguali dai ricavi, qui ci avrò costi disuguali dai ricavi, con un delta di volta in volta da calcolare. Questo è il disequilibrio finanziario, cioè il disallineamento di fonti e costi nelle diverse fasi temporali del progetto, no? Allora un equilibrio finanziario che sarà quello che per esempio in uno startup si chiama il break-even point, il punto di break tra costi e ricavi. Il punto di break io ce l'avrò, purtroppo, questo è T con 12, ce l'avrò fuori dal progetto, non ce l'avrò dentro il progetto. E tipicamente la situazione finanziaria sarà così, sarà in negativo. E arriverà qui a trovare il punto di pareggio. Allora io ho un problema di disavanzo finanziario, dovrò inventarmi qualcosa, perché ripeto, altrimenti qualcuno la paga. In realtà è un concetto che purtroppo, adesso lo diciamo in termini formali, ma è la situazione che normalmente... Prego. Dico, questo disequilibrio può essere colmato solo se nella nostra organizzazione ci sono delle risorse che provengono da altri... o da altri progetti o comunque risorse residuali di altre cose per cui si può sopperire con la cassa, diciamo. Esatto. Perché, no? Beh, cioè nel senso che io ho in cassa per esempio 1000 euro, i soldi del finanziamento non mi sono arrivati, questi 1000 euro li utilizzo per pagare i dipendenti e poi anticipo. Uh-huh. E poi quando mi arriva il finanziamento me li tengo in cassa, diciamo. Che allora ci sono molti strumenti finanziari, molti bandi importanti, per esempio i finanziamenti europei, Europaid per le ONG o altre misure di finanziamenti che si aggirano dai 500.000 euro in su, in cui uno degli elementi di valutazione sono le capacità finanziarie dell'organizzazione. Gli devi produrre i bilanci perché devono capire se tu sei in grado di gestire la sofferenza finanziaria che il progetto comporterà, se hai cassa, se hai cash, perché se non hai cash ti dicono guarda, lascia perdere, perché vai fallito, cioè prima che tu rivedi i soldi che io ti ho concesso tu avrai portato i libri in tribunale. Stringi. E quello che tu dici per le organizzazioni, io credo di capire che qui stiamo, non so chi è in streaming, ma qui stiamo parlando di organizzazioni, le nostre non enormi, medie e medio piccole, in verità la cassa è una delle leve, non è l'unica, non è ciò di cui io vi parlo e non è ciò di cui io sono esperto, ma tipicamente questo è il punto in cui si incrocia la competenza del progettista sociale e quella del fundraiser, del fundraiser, cioè dell'esperto di raccolta fondi. Cioè quando io capisco che ho un fabbisogno finanziario, ma lo devo capire bene che ho un fabbisogno finanziario, allora dico come la distribuisco questa sofferenza finanziaria? Allora per un 30% cassa, vabbè ce l'ho. Per un 30% utilizzerò degli strumenti finanziari, chiederò un prestito da una banca. D'altra parte è pur vero che io ho un pezzo di carta che dice che quel finanziamento mi è stato concesso. A meno che non faccia stupidaggini mostruose, quei soldi arriveranno. È chiaro, sopporterò un costo aggiuntivo,
di tasso applicato sul credito. Per un 40% io posso fare una raccolta mirata su quel progetto, che tra l'altro può servirmi anche per il cofinanziamento, perché ormai è molto molto frequente che ci chiedano il cofinanziamento, cioè non ci danno il 100% di quello che ci serve per gestire, ci danno l'80%, e lì noi ovviamente ci inventiamo l'impossibile, adesso siamo in streaming, non possiamo dirlo, ma... Esatto. Eh? Sì, ce lo diciamo. E, ovviamente io ho dei fabbisogni finanziari che posso colmare anche con un piano di raccolta, magari non me ne occupo io che sono progettista, però segnalo che questo è un tema al mio collega, se c'è, che si occupa di raccolta fondi, oppure scaliamo su un distretto che forse è più vicino alla nostra esperienza. Io non mi occupo, non è che mi occupo solo di progettazione sociale, mi occupo anche di raccolta fondi. È molto tipico che nelle organizzazioni il progettista sociale poi sia anche fundraiser, perché siamo in tre, qualcuno dovrà farlo. E allora la mia progettazione è una progettazione che butta pure un occhio a un piano di raccolta, a un piano di comunicazione. Insomma, cercherò di distribuire la sofferenza finanziaria, oppure se proprio ci devo arrivare a un tema di condivisione della sofferenza con i lavoratori, magari glielo dico prima. Cioè faccio degli accordi parasociali, perché guardate che il tema vero è dirglielo all'ultimo momento. È chiaro che il lavoratore è il soggetto più fragile in un meccanismo del genere, perché se io organizzazione non ho fonti finanziarie, figuriamoci lui, non gli posso dire un giorno prima: guarda, sai che c'è, lo stipendio non ti arriva. Forse se gli dico prima: guarda, io ho cioè un 20% di questa sofferenza finanziaria la devo allocare così, si può fare? Possiamo rinviare una mensilità oppure decurtare una mensilità del 20%, sapendo che poi entro tot mesi tutto verrà saldato? Che cosa dobbiamo fare per fare queste cose? Saperle prevedere. Cioè il guaio è non prevederle. E non possiamo prevederle che facendo questo lavoro che vedete qui nel grafico, vedete? Questo è il Gantt, è il nostro Gantt di progetto. Vedete che c'è una fase centrale in cui io ho un affollamento d'attività. Un affollamento d'attività significa un affollamento, un picco di costo, inevitabilmente. Costo. Laddove io concentro più attività, e quindi quando vado a fare VPS, pianificazione dell'attività, butterò un occhio anche a questo aspetto, perché se io metto in 3 mesi il 90% dell'attività del progetto, io saprò che in quei 3 mesi ho il 90% dei costi, tendenzialmente. Devo mettere fuori. Ecco. C'era il 90% dei costi. E quindi ho bisogno di una previsione del cash flow, dei flussi di cassa. Lo posso avere soltanto con un meccanismo di questo genere qui. E questo mi consentirà di prendere le mie contromisure, di prendere le mie decisioni, di trovare le mie negoziazioni. Magari non vado in banca a chiedergli il 100% del credito sul finanziamento concesso, forse un 30%, così non sviluppo dei costi aggiuntivi mostruosi. Se sono una cooperativa sociale posso fare delle cose, per esempio posso fare un reclutamento di prestito sociale, è uno dei pochi strumenti che ho come cooperativa, lo faccio. Segnalo che molti istituti di credito stanno mettendo sul mercato dei prodotti finanziari interessanti di intermediazione del credito, non voglio fare pubblicità a nessuno. Istituto di credito, quindi vi dico soltanto qual è la filosofia che c'è dietro. Stanno mettendo dei prodotti di intermediazione in cui sostanzialmente tu metti il tuo progetto e altri privati cittadini possono sottoscrivere quote di credito, quindi la banca fa da intermediaria sostanzialmente. È uno strumento molto interessante, perché le nostre organizzazioni giuridicamente non possono sottoscrivere prestiti. Le cooperative sociali sì, ma soltanto con i propri soci, le associazioni mi manca a parlarne, cioè arrivano e vi fanno neri. Con uno strumento del genere voi potete per esempio reclutare prestito a tassi molto bassi, perché magari uno degli accordi, ci sono banche che lo stanno facendo, è che il tasso di interesse del creditore privato cittadino, visto che si tratta di un'iniziativa meritoria, è molto basso. Non ti sto regalando i soldi, ma te li presto quasi a costo zero o con piccolo interesse, eh? Per esempio tutte le piattaforme di crowdfunding, anche se il crowdfunding è una logica un po' diversa, è reclutamento di capitale di investimento,
no? Cioè io metto in condivisione una buona idea di sviluppo imprenditoriale, ho bisogno di reclutare capitale di investimento, cioè capitale di rischio. In questo caso stiamo parlando di reclutamento non di capitale, ma proprio di credito puro e semplice che ti sarà restituito entro tot mesi. Anticipazione su fatture o roba del genere presso la propria banca dove si ha il conto o altro è una delle robe che viene fatta o non c'entra nulla? Ti risulta? Però lo sconto fatture è un'altra cosa. Sì. Ci puoi dire qualcosa di più? Fuori pista? Sì, ve lo posso dire. Dunque, lo sconto fatture presuppone che tu abbia emesso una fattura. Nei nostri progetti tipicamente noi non emettiamo fatture, perché la struttura economica dei nostri progetti è un rimborso. Noi non fatturiamo i nostri progetti, che infatti non subiscono oneri fiscali, tipicamente. Cioè non è che paghiamo l'IVA sui progetti che ci vengono approvati. Microfono. Con i progetti della 285 a Taranto, noi Arci Ragazzi non paghiamo IVA perché siamo associazione, ma tutti gli altri fanno regolarmente fattura e infatti nel bando di gara c'è il prezzo più IVA. Esatto, perché? Perché la 285 è una delle più grandi prese in giro, nel senso che la 285 non è un progetto, è una prestazione, è un servizio e quindi viene fatturato. Però viene messa a bando come se fosse un progetto, cioè una cosa che inizia e finisce. È esattamente quello di cui abbiamo parlato il primo giorno. La 285, che tra l'altro poi è andata in proroga per un sacco di tempo, nel senso che era una misura sperimentale, che ormai si è abbastanza stabilizzata, ha un accesso, diciamo, che è quello progettuale. Cioè, presentami un progetto 285. Quando vi dicevo distinguiamo tra progetto e servizio, io ho in mente proprio la 285. Che non è un progetto, è un servizio. Cioè, i centri diurni per i bimbi, per i ragazzi, per i minori, sono un servizio. Trattarli da progetto è una cosa che dal mio personale punto di vista è una delle operazioni più bieche che si è potuti concepire. Io lo capisco, i vincoli di spesa, di bilancio delle amministrazioni. È quello il vero problema. Cioè, tu precarizzi interamente un comparto di servizi essenziali alla persona. Perché quelli sono servizi essenziali alla persona, non sono progetti. Vabbè, qui il tema diventa un po' filosofico. Time out, ok, pausa. Allora, facciamo un quarto d'ora, però per favore che sia un quarto d'ora, cioè proprio tra 15 minuti siamo qui seduti.